buongiorno. Oggi sono in giro con la 33. Volevo parlare di un'altra cosa oggi. Ho notato in realtà da qualche anno che la 33 sta suscitando abbastanza interesse e si vede anche dei prezzi, degli annunci che stanno volando. Oggi volevo parlare un attimo delle versioni della 33 che stanno diventando molto rare. Adesso parto io, poi voi aggiungete dell'altro. Partiamo dalla 33 prima serie. Allora, qui premetto che io non sono molto informato. Ci sono altri ragazzi del gruppo che sono molto più informati di me. Però volevo sottolineare della 33 prima serie che secondo me sono diventate molto rare. La 1007 quadrifoglio verde, ancora di più quella Sport Wagon, ancora più rara, rarissima direi. Poi un altro modello della 33 prima serie, la 1007 IE iniezione elettronica, che sono state le prime a iniezione della 33 che venivano vendute all'estero, come in Svizzera per esempio, dove c'erano delle norme antinquinamento. Addirittura la 1007 IE esiste anche catalitica, rarissima. Quindi, per quanto riguarda la prima serie, io ho sottolineato queste due versioni, perché magari chi ne sa delle altre ovviamente le dirà qua sotto nei commenti, perché io, come ho detto prima, non sono molto informato sulla 33 prima serie. Conosco meglio la seconda serie, questa qui. Adesso passiamo alla seconda serie, le versioni oggi che parliamo noi, che sono diventate rare, abbastanza rare. Tutto sommato la 1003, partendo dalle versioni 1003 VVL, quella carburatore, poi passando alla 1003 IEL, si trova tutto. Poi c'erano le serie, c'erano altre versioni come per esempio la Imola, come abbiamo parlato l'altro video, si trovano tutte. Poi c'erano le versioni speciali, diciamo, della 1003, come la 1003 Hit, che aveva di serie l'autoradio, perché ognuno di queste qui avevano qualcosa di serie che le distingueva dalle altre. La 1003 Hit aveva l'autoradio, la 1003 Privilege per esempio, che è bellissima, a me piace tantissimo, aveva il tettuccio apribile, aveva poi il volante in pelle, cosa aveva altro, le moda nature, queste qui. Poi c'era la 1003 Feeling, che aveva l'aria condizionata di serie. Poi c'era la 1003 Flag, la ricordo, Station Wagon, non so cosa aveva di diverso. Poi c'era un altro modello che non mi viene in mente adesso, sempre Station Wagon, serie speciale di questi qui, che comunque si trovano, se uno fa una ricerca un po' approfondita riesce a trovarle. Adesso passiamo alla 1005. La 1005 non ha delle serie speciali, la 1005 era a carburatori, molto rara oggi a trovarla, è difficilissimo a trovarla. Poi c'è la versione a iniezione elettronica, come questa, che c'era sia catalitica che non catalitica, basta, queste erano le 1005, che sono diventate rarissime oggi. A cercarle praticamente si fa molta fatica a trovarle, molta fatica. Prima di passare alla 1007, la 1005 è stata prodotta fino ad aprile 92. Questa è una delle ultime, aprile 92, catalitica. Poi passiamo alla 1007, 1007 8 valvole, iniezione elettronica, sia catalitica che non catalitica, diventate molto rare oggi che parliamo, ovviamente.
La 1007 aveva anche una versione speciale che era la 1007 8 valvole Absolute, ripeto, molto difficile da trovare oggi. La Absolute aveva il volante in legno, aveva, non sono sicuro se aveva il tetto apribile, se qualcuno di voi lo sa ce lo dica, aveva dei cerchi in lega che erano identici alla 75 Indy, aveva gli stessi cerchi, che se non erro quei cerchi in lega da 14 avevano il canale da 6, a differenza di tutti i cerchi in lega da 14 della 33 che avevano il canale da 5,5. Poi passiamo alla 1007, sempre seconda serie, 8 valvole 4x4, inutile dirlo e ripeterlo ancora, che è rarissima trovarla, è molto rara. Bene, queste erano le seconde serie 8 valvole. Poi passiamo alle 1007 16 valvole, che quelle sono ormai fuori classifica, le quadrifoglio verde, permanent 4, Q4 sono rarissime, alcune introvabili. Lo stesso vale anche per la 1007 Permanent 4 e Q4 Sport Wagon, ancora più rare delle prime. Bene, io volevo dire quello che penso io sulle serie che stanno diventando molto rare, a partire dalla 1005 in su si farà sempre più fatica a trovarle. Adesso io ho lasciato magari qualche modello senza citare, adesso voi, che se vi viene in mente qualcosa lo aggiungete nei commenti e poi ne parliamo. Bene, adesso per questo video direi che ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo video e parliamo di altri argomenti riguardo la nostra 33. Bene, saluto tutti, ciao, alla prossima.